Beh, dovrebbe essere piuttosto semplice. Non è ovvio. E come lo spiego? Prendiamo i film, per esempio. Ecco, i film quelli di una volta, diciamo fino agli anni 60 all'incirca. Ecco, in quei film, quando sparavano a qualcuno, usavano sempre una pistolina piccola, piccola insomma, e avevano il braccio ben adeso al corpo e tiravano su solo la pistolina con una sorta di aplomb inglese. Gli bastava un colpo, PUM! E l'altro moriva al primo colpo, stecchito. Oggi invece nei film d'azione usano dei pistoloni grossi così, magni un calibro 20. Ma che cazzo ne so io, comunque grossi! E ci vogliono tutte e due le mani per impugnare l'arma, urlano cose all'impazzata tipo Bastardo figlio di puttana ed ammato! Gli svuotano addosso tutto il caricatore e quell'altro crivellato di colpi che comincia a urlare con rantoli vari, così ci mette un mese e mezzo prima di morire. Tipo Salvate il soldato Ryan, ce l'avete presente? Ecco. Sì, lo so, voi direte, vabbè, ma è così perché col passare del tempo il cinema ha sempre cercato una maggiore forma di realismo. Sì, sarebbe la risposta più semplice. Però io credo che sia così perché col passare del tempo abbiamo perso la mira. Voi direte che cazzo c'entra? Ah no, c'entra invece, perché noi siamo nella stessa situazione. Prima dobbiamo cercare un lavoro, poi una compagna, un compagno. Allora dobbiamo fare ancora più cose, gesticolare di più, urlare di più, fare sempre più robe. Viene da dire, ma facciamo così perché stiamo diventando più realisti. Ci stiamo rendendo conto che la vita si complica. A me viene da dire che facciamo così perché stiamo perdendo la mira. Perché quello che una volta trovavamo al primo colpo, così, ed era la strada giusta, ora invece la cerchiamo, ci affanniamo, ci affatichiamo. Spariamo tanti colpi all'impazzata sperando che almeno uno colpisca il bersaglio. Preso nota?